Una giornata importante quella vissuta a Tresivio alla presenza del vescovo Oscar Cantoni. Un momento sentito di incontro, di fede, di preghiera, ma anche l'occasione per la benedizione delle statue dei 12 apostoli nella chiesetta interna del santuario lauretano. È molto bello che Maria sia circondata dagli apostoli. Gli apostoli sono discepoli di Gesù, ma Maria è la maestra che attualizza l'insegnamento di Gesù e diventa il modello del vero discepolo. E allora noi ci affidiamo alla preghiera degli apostoli perché ci aiutino a diventare come Maria. Le sculture, alte circa 2 metri, sono opera di Davide Oxneck, 28enne, artista valtellinese, formatosi in Val Gardena. Lo scultore è originario di Bormio. Dalla prima statua, quella di San Mattia, all'ultima San Pietro, è anche possibile riconoscere il percorso artistico e umano compiuto dallo stesso artista. Oggi viene inaugurata la collezione delle 12 statue di Tresivio, degli Apostoli, che vanno a decorare la Santa Casa. È una collezione che ha compreso un lungo periodo di tempo, che va dal 2011 al 2019. Questa produzione, questa collezione di opere va nuovamente a decorare la Santa Casa dopo che le statue settecentesche che erano state che erano già presenti nella chiesa sono state tolte da questo santuario, e con questa opera di bonifica e di restauro dell'intero santuario tornano nuovamente a decorare la Santa Casa. Le statue sono intagliate nel legno di Tiglio. Ogni bozzetto, trattandosi di arte sacra, è stato sottoposto all'approvazione della curia, poi naturalmente è stato seguito fino ai minimi particolari per la sua realizzazione. Il legno di Tiglio è stato scelto per le sue caratteristiche, in quanto un legno poco nodoso e con una cromatura molto delicata ed omogenea, che va praticamente ad emulare le statue settecentesche che già erano presenti nel santuario, in quanto dall'unico rilievo fotografico che abbiamo di inizio secolo si presentavano molto chiare, con una patina quasi gessata. Un lavoro iniziato nel ormai lontano 2010 che oggi ha potuto essere presentato ai fedeli, a tutti coloro che visiteranno Tresivio ed il santuario di Nostra Signora di Loreto.